Le difficoltà sono a costruire progetti di missione perché la titolarità del progetto di missione è del Dipartimento di Salute Mentale e Territoriale e spesso con i servizi territoriali dobbiamo ricorrere a diversi solleciti scritti, fino a ricorrere poi anche al magistrato di sorveglianza. Quando il progetto viene predisposto, siccome i territori spesso non hanno risorse anche loro, comportano spesso il fallimento delle licenze finali e il rientro della persona, anche per motivazioni che non sono congrue, nel senso che non ci sono re nuovi reati né violazioni eclatanti delle prescrizioni. Potrebbe essere utilizzato prima del rientro qui da noi il ricovero in SPDC, che è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura del territorio, che potrebbe servire a compensare situazioni di scompenso. Spesso rientrano subito da noi senza tentare tutte le strade che il territorio può offrire, sgretolando il lavoro di tempo, oltre a segnare la persona con fallimento, legato alla sua patologia, non all'aspetto comportamentale volontario, diciamo. Qui una persona che ha fatto semi-infermo in mente, quindi 4 anni di carcere, 3 anni di misure di sicurezza, e sta facendo un programma di trattamento che prevede il lavoro interno, un lavoro esterno, licenze a casa e licenze qui tutti i sabati con la famiglia. Col servizio territoriale non riusciamo a concretizzare un progetto di missione, non ha nessuna valenza terapeutica la sua permanenza qui, nessuna, se non tornare indietro.